Caro Dino Giarrusso, una città con tanti cinghiali, forse non è un bel biglietto da visita per il sindaco che si ricandida, ma forse questa illustrazione che ne ha dato Beppe Grillo di una Virginia Raggi che somiglia ad un gladiatore fa davvero del bene alla sindaca uscente? Per me è imbarazzante che si parli di Roma parlando di cinghiali e soprattutto che si punti il dito sulla sindaca, visto che la gestione degli animali selvatici e dei parchi spetta alla regione Lazio. C'è stato anche un esposto della sindaca. I cinghiali ci sono a Genova, amministrazione di centrodestra, ci sono addirittura a Formello, qualcuno se l'è presa con la sindaca, anche se Formello è un comune a sé stante ed è amministrato da un sindaco della Lega. Ci sono a Torino, a Milano, li abbiamo visti in spiaggia, in Liguria, in tantissime città italiane. Sono passate da 300.000 cinghiali nel 2000, se ne contano circa 1,5 milioni oggi, sono quintuplicati. È un problema nazionale, non è certo di competenza del sindaco. Piuttosto dovremmo parlare di ben altro per le amministrative, dovremmo parlare di tutte le strade che ha rifatto Virginia Raggi, di tutte le piste ciclabili che ha fatto Virginia Raggi, del fatto che gli appalti oggi siano regolari a Roma, mentre in passato erano in mano a una banda criminale, i cui due esponenti, Buzzi e Carminati, uno di sinistra, uno di destra, oggi sono andati a firmare il referendum sulla giustizia della Lega. Che bel biglietto da visita per quel referendum. Allora, voglio però dire un'altra cosa sulle amministrative, molto importante. Avete detto prima che Giorgia Meloni riempie le piazze, perché io ho detto che le riempie solo Giuseppe Conte. No, Giorgia Meloni ha riempito una piazza a Milano, e come avete fatto vedere, quel servizio mi è piaciuto più che quello dei cinghiali. Non erano milanesi molti, venivano da Pavia, venivano da Sonego, venivano da Roma, addirittura da altre città. Ecco, Giuseppe Conte a Pavia c'è stato, a Torino, in tutti i comuni dove è andato negli ultimi 20 giorni, ha riempito tutte le piazze, spesso più piazze in uno stesso giorno. Non è la stessa cosa. Fare un solo evento in una sola città, certo, è facilissimo, vi assicuro. Chiami Pullman e arrivano tutta l'Italia. Ho una domanda per lei. È molto, molto, molto diverso. Domenica si vota. Se invece... Concludo, prego. Prego, no, se i romani riconosceranno lavoro fatto da Virginia Raggi e saranno trascinati anche da questa capacità di Conte di riempire le piazze, non si porrà il problema, Virginia Raggi sarà eletta al primo turno. Ma se Virginia Raggi non arrivasse al ballottaggio, vale la regola...